squadra in campo, accolte da questa atmosfera al Tre Fontane. Mettetevi comodi, si parte, è iniziata Roma Juventus. Tottenwald, ora Ove, può puntare Lenzini, sfida accettata, accelera Ove, arriva il cross, basso, la girata per Romagnan, la tiene lì con il grande movimento da parte di Vian. Palla larga per Ove, cross a cercare Giuliano, palla che sbuca per Lionna, va sul sinistro, messa giù, calcio di rigore per la Roma. C'è lamentata di un tuffo da parte di Lionna Beresen, vediamo, sembra esserci il testone, sì, c'è il fischio. Va Giuliano, spiazzata per Romagnan e avanti la Roma al minuto 21 con il gol numero 10 in stagione di Emanuela Giuliano. La specialista non tradisce, è vero che i rigori quest'anno li ha tirati anche la Roma, per esempio, anche Linari per esempio contro la Samp. Grosso, risposta immediata della Juve, palla larga per Beresen in area di rigore, Beresen, c'è Hazard, cancella l'1-1, ma che dormita difensiva della Roma. Scappa via, vuole allargare il piattone, finisce per stringerlo Ove. Terza, classico movimento con il cross, a cercare Lionna che era in posizione regolare, ha messo fuori il 2-0 Roma. Bian riesce a passare in qualche modo, Lionna col sinistro, la tiene a terra per Romagnan, ma ha capito tutto Caruso e Cedini. Prova a infilarsi in area di rigore, arriva a calciare c'è Hazard, poi Cantore, Minami ci mette una pezza, all'improvviso di nuovo i Cecchini, praticamente da ferma con questo guizzo, conclusione che c'è Hazard respinge. Insegue il pallone, lo tiene in campo, punta Boattini, va sul sinistro, Lionna torna sul destro, giocata di Lionna, il cross per via! Lionna per Vian, 2-0 Roma. Anche per lei sono 10 in stagione, ma questo è un gol da condividere con Lionna che ha fatto qualcosa di pazzesco, ha graffiato Lionna così su Boattini, mica l'ultima arrivata, poi Vian prende la posizione su Cascarino, però Romagnan non può fare nulla da quella distanza. È sul più 2 la Roma, dopo Giuliano ha segnato Bian. Buonasera, tanto per cambiare anticipo di Minami. Sostevold, Ove, Caligari si scala, chiude, Lionna raccoglie, Lionna col sinistro, per Romagnan la alza, sopra la traversa. Conclusione centrale per Romagnan, evita guai mettendola sopra la traversa. Pallone per Minami, sbuca Kumagai, raccoglie Linari! Linari, trisillabo di felicità per la Roma! Gol magnifico! Il settimo del suo campionato! Ora forse sì, arrivano i titoli di coda, 3-0 Roma, da vedere, rivedere De Guglielmo e Linari, forte, imprendibile per Romagnan. Una che tra l'altro fa gol bellissimi, spesso e volentieri, come
alla Samp. Questo è un gol che però ha un altro peso. Girelli riesce a lavorare per Garbino, spazio per la Juve, la porta Garbino, il cross è di Grosso che poi prova a calciare, non di Garbino, è brava. C'è Asa, buonasera, nello stretto, fermata da Greggi, e trasformazione difensiva e offensiva, la porta Greggi, palla larga, Pigrime, punta Pigrime, va sul destro, Pigrime, arriva! La conclusione per Romagnan, si supera, poi Cascarino, Toma, arriva il cross, palla che diventa buona per Garbino, Garbino non riesce a trovare il gol. Caruso col destro forte, diventa buono per Toma, eccolo il gol della Juve al minuto 92, Toma fa 3-1, mi fa trovare pronta a spingere, gol dell'ex per Toma, 3-1. Cascarino, 93 ora, non c'è più tempo, ecco la parola fine. Al Tre Fontane la Roma batte la Juve 3-1 e scappa in classifica, lancia un segnale a chi è alle spalle, la squadra più forte quest'anno è ancora quella giallorossa.